fuori, dove? Vieni su, corri! Che è successo? Vieni su, corri, vieni su! È morto babbo! Aspetta un po', dai! Che hai detto? Non si capisce cosa! Vieni su, che torino! Fammi finire a fare sta racciata d'erba! Te lo dico, vieni su subito! Che è successo? Come no, Che accidente sarà successo? E che dove? Coro babbo! Se ne gito! E dove gito? E io ancora la tua vita! E beh, che te ne viene per questo? Basta che se non te ne gito sulla vita di un moscatello, che dobbiamo portare al padrone! Ma che dici? Sarà 10 anni che non do capo la pipa, capo. Ma come feste ricordative? Poro babbo. Poro babbo, è morto. È morto. È morto. È morto. Ma così presto? Ma non è stato presto. Non si poteva aspettare a Mocco. Mi sarebbe piaciuto a salutarlo, no? A vederlo. Ma è inutile, ha voluto far sempre testa sua. Era lui il cacco, mandava tutto quando esso. Poro babbo. Ma tu pure che te lucchi così forte. Quando chi mi ha chiamato, mi pareva gli sa che era successo. Ho pensato, se sarà bruciato un paglià, sarà morta la manda. Se sapevo che era questo, finisce a fare la terracciata d'erba. Ma raccontami come fu Fuete. Fuete così. È così. Allargato la bocca. Ha sbracciagliato. Ha sbracciagliato un po'. Pure quella che gli è lì. Tutte e due. E non gli è data la medicina. Sì, gli ho data. Dopo che la capo ci ho dato. Ma che medicina gli hai dato? A quello che mi ha portato io. Che mi ha portato 22 anni fa. Ti ricordi che ci venne 2 anni fa? Sì, io mi ricordo, però queste cose ci pensate tu. Che medicina gli hai dato? 2 anni fa, domenica, se ne era accorto. Che babbo gli è sempre più giù. Che più giù? E dice, c'è l'anemia. Dai, mica era vero! Mica era vero, vai! C'è gli anni su, si portava bene! Si portava bene! Sì, mi ricordo! Il medico disse che, come mi ha mai detto, c'è gli anni mia! Mica era vero, sa, babbo c'è gli anni su e gli portava pure bene! E su dice, il medico, io ti ho detto che non ricordi come fosse. Come fosse adesso? Dopo che hai scritto, mi disse se c'avevo la carta di sopravvivenza. Dopo che mi hai scritto, la carta di sopravvivenza. La carta di sopravvivenza. Non so bene. Per scioccare le parole. Io gli ho detto no. Allora, numerico. Gettovici da muro. Grattolo muro. Gattinaccio. E benissimo. Dategli questo. Dopo che gli ho dato il gattinaccio. Il lo voluavo. Te lo dicevo io che non daglielo con l'acqua. Glielo devi dare a colovino. Non ha mai avuto una goccia d'acqua per tutta la vita sua. Cosa ne faccio? Vabbè, io mi sono sbagliato con l'acqua. Ma tu, con l'urina? L'ultima volta che gli ha dato la medicina, non mi ha dato una goccia d'acqua. Dai, l'ultima volta che la medicina, e lo vuole non mangiare, lo vuole babbo. E che ce la fai io? Sul bottiglietto della medicina c'era scritto acidare prima di lui. Acidare prima di lui. No, Maria, che bello, dai!
aspetta, vogliamo le figlie. Bene, tu qua. Mamma mia, che ho fatto, guarda. Io gli rispondo, e che c'ho da fare io? Sull'utilizzo della medicina c'era scritto, acidare prima il lutto. Io vi addo babu e io vado da fare. E tu mi rispondi, è un momento. È un momento. E fatto poco più di oggi, fatto più. E non ci pentiamo più domenica. A mo quello che è stato. Eita, era hai ragione, Pasquale. E che vuoi che fa? Lui mi morì tutti quanti. Forse è il destino. Sì. Siamo stati qui a chiacchierà e non gli abbiamo detto manco una vecchia madrena al lavoro. Una vecchia madrena! Coraggio, diciamola! Ma scantala tu, Pasqua, scantala tu! Che sei più grande! Che sei più grandoso! Vecchia madrena, stomini! O lumi! Non sarà che questa storia che babbo molto ti si è scordato da bellare un buco! Non lo so, te dove sei un capoccio, io mi piglierò la pipa. Allora, vai, l'orologio a te. L'orologio del tuo capoccio, a chi dici che va? Io dico che ormai sei un capoccio. Io mi piglierò la pipa. Adesso toccherà pensare all'umortorio del funerale. Così presto? Mica tanto presto. Alle 10 di sera. Io ti dico. E mica così presto. E per un funerale c'è da cuore, sa. Lo diremo a Nicole che il bagone e a fargli di Grisciò che ci voglia essere da vicino e per essere tutto quanto easy. Ci vorrà una spesa. E ci lavora sì, una la casa, un fornetto di secoli, ci vorrà 3.000 euro. Ci vorrà una bella spesa. Ma quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà? 3.000 euro. Basterà giungere. Ma va più su, va più su. 4.000? 500. 5.000? 5.000. Ci vorrà 5.000 euro. E tu come li fai a? A 6.000? E si basta. Certo, 10.000. A Gorbi che spesa? Ci vanno a spiare. A Gorbi che ci vanno a spiare. Allora Lumi, e che vuoi fare? Facciamo finta che ci sei morta la mazzetta e non se ne parla più. E quello che ci vuole, ci vuole. E dici che i vicini ci vengono. E certo che ci vengono, e che non lo sai che quando che tocca a loro, ci vogliono a scondare. Forse tu che per tu. Che mi stanno io mettiamo? Allora vabbè, povero. Gli metteremo quello della prima comunione, c'è di lì a danno. Allora voglio che tu ci vorrà per me. Paolo, ci devi andare, è partito bene.